Ciao a tutti, in questo video andremo a montare questa strumentazione universale sulla mia Honda XR250. L'ho accesa a banco perché la moto non ha la batteria e quindi per fare le prove dei collegamenti è molto più comodo usare una batteria volante piuttosto che stare a accendere e spegnere il motore ogni volta. Per fissare la strumentazione sulla moto mi sono stampato una staffa con la stampante 3D che andrà posizionata in questo modo e avvitata sui fori di fissaggio originali sulla piastra, quindi in questo modo. Ho anche realizzato un braccialetto per poter fissare il sensore sulla forcella della moto. Anche questo l'ho disegnato e l'ho realizzato con la stampante 3D. Quindi in questa fessura inserisco il dado . Questo andrà posizionato così. Questa scanalatura serve per far passare il cavo in modo che non rimanga poi penzoloni. E il tutto verrà bloccato da quest'altra parte che lo va a chiudere sulla forcella. La forcella nel mio caso è quella di un XR400 e quindi l'ho disegnato per le misure di quel fodero. Prima di andare a montare queste cose sulla moto, preparerò il connettore per usare solo i fili che mi interessano, perché questo connettore qui serve per l'indicatore della marcia inserita, che a me non interessa e quindi lo posso anche tagliare. E su questo connettore andrò a usare probabilmente solo quattro fili. Anzi, neanche, perché l'XR non ha il sensore della folle, quindi andrò a usare solo positivo, negativo e la spia degli abbaglianti. Il mio XR250 è del 1992, quindi essendo omologato prima del 1995 non ha l'obbligo delle frecce e tra l'altro di serie non le montava, quindi può circolare senza. Infatti non le ha. Quindi non userò né la spia delle frecce né quella della folle perché non ha il sensore. Avaria motore ancora meno perché è a carburatore e quindi useremo solo quella degli abbaglianti. Allora, la moto è qua. Allora, questo è il regolatore di tensione col suo condensatore. Questa staffa era quella della strumentazione che avevo prima, che l'avevo presa da un CRF 450, prima serie, quindi un 2003. E in pratica era un cruscottino con dentro un contachilometro da bicicletta, il classico Sigma BC700, mi sembra che fosse. Che però stando fermo un po' di anni è morto e quindi ho dovuto trovare un'alternativa. Su questa moto non c'è un connettore per la strumentazione perché credo che di serie non avesse nessuna spia, ma solo un piccolo contachilometri. L'impianto elettrico delle XR è doppio e ha una parte di utenze alimentate in alternata e una parte in corrente continua. Quindi io devo prendere la corrente continua e quindi prenderò l'alimentazione direttamente dal regolatore, quindi su questi fili qua. Vediamo intanto se la staffa che ho realizzato corrisponde ai fori.
La strumentazione la fisserò in questo modo qua sulla piastra di sterzo. Le piastre di sterzo sono quelle dell'Honda XR600 perché sono il modo più rapido per andare a installare la forcella dell'XR400, che è leggermente più grande come diametro, ma soprattutto è regolabile e all'interno ha un'idraulica decisamente migliore di quella originale di questa moto. Per chi non conoscesse queste moto, questo è il radiatore dell'olio motore che è di serie. Ok, allora questi fili a me non interessano, quindi li vado a tagliare. Tutti a lunghezze diverse, in modo che non possano toccarsi tra loro. Ok. In questo modo posso anche risparmiarmi di andarle a isolare. Tanto sono ingressi, cioè sono cavi che se portati a positivo accendono la spia. Quindi anche se dovessero collegarsi tra loro o finire a massa, non succede assolutamente nulla. In questo modo riesco a tenere un cablaggio un pochino più snello. Adesso, di questo connettore a me interessano solo alcuni contatti, quindi non voglio nemmeno di questo, non voglio portarmi dietro tutto. Quindi vado a sfilare i fili che mi interessano e gli metto un connettore un po' più piccolo. Questi sono degli attrezzini che servono per sfilare i pin di vari tipi di connettore. Ora, in questo caso dovrebbe bastare una cosa tipo questa. Si va a inserire dentro e il filo esce. Lo vado a fare per tutti. Questo lo trovate su eBay o su AliExpress. Ok, qua abbiamo il nostro connettore che è comunque riusabile e qua tutti i nostri bei fili. Adesso vediamo un attimo cosa dobbiamo ottenere. Allora, sicuramente ci interessa il verde che è la massa, il nero che è il positivo, poi ci interessa il blu che è l'abbagliante. Vediamo cosa sono gli altri. Ho dato una potatina ai cavi che non mi interessano, quindi ho ottenuto solo il connettore per il sensore che va sulla ruota, massa, positivo, spia degli abbaglianti e questo che è il sensore del contagiri che poi forse un giorno collegherò. Adesso, ora non mi interessa, però me lo tengo buono per collegarlo eventualmente in futuro. Ora andiamo a prendere un connettore da 4 questo e ci inseriamo i pin all'interno. Prima di inserirli bisogna controllare che la linguetta che abbiamo spinto, quindi quel dentino che si vede lì sotto, sia in fuori, perché se si fosse piegato all'interno il pin non rimane bloccato. Ok, li collego, li inserisco diciamo a caso, tanto non mi interessa poi fare il connettore dall'altro lato.
Di conseguenza, questo dentino non si aggancia da tirare su. L'ho tirati su tutti, mi sembrava che bastassero, invece erano troppo in dentro. Ok, e qua abbiamo il nostro connettore di alimentazione. Adesso vado a nastrare questo cablaggio e poi direi che possiamo passare a fare i collegamenti sulla moto. Ok, il cablaggio è pronto, mettiamo uno sfondo bianco così si vede bene. È venuto un lavoro bello pulito. Ora devo preparare il connettore da mettere dall'altro lato, quindi qua, con i fili che poi andrò a collegare alla moto. Adoro la stampante 3D, non posso più farne a meno. Una staffa del genere senza la stampante 3D, non dico che sarebbe impossibile, ma richiederebbe veramente tantissimo lavoro. Invece così ho buttato giù un disegno di massima, l'ho stampata, ovviamente non l'ho azzeccata la prima, infatti qua ci sono le due versioni precedenti, che erano un po' troppo alte. Una aveva questa zona un po' troppo debole e quindi ho preferito rinforzarla, e la seconda poi mi sono reso conto che comunque era troppo alta e poi l'ho realizzata più bassa, oltre ad aver modificato questa zona per permettere di far uscire meglio il cavo. Il vantaggio è che in 10 minuti modifichi il disegno. Sì, poi ci mette un paio d'ore, forse tre, a stamparlo, però mentre lei stampa tu fai dell'altro, quindi è veramente veramente comodo. Direi che la resa è molto molto bella. Allora, qui abbiamo il nostro connettore. Dobbiamo fare il collegamento elettrico del positivo e del negativo, oltre che della spia di abbaglianti. Allora, la spia di abbaglianti la dobbiamo prendere da qui e dal filo blu. Che direi che si può prendere anche da qui, che sono i cavi che arrivano dal blocchetto. Quindi, visto che questo nastro comunque non è originale, lo andiamo a togliere e vediamo cosa c'è sotto. Ok, direi che qua andiamo a saldare un cavo blu su questo e poi rinastro tutto. Invece per l'alimentazione andiamo a prendere da qua. Questi cavi hanno già delle giunte, solo questo qua giallo. Allora, a noi interessa il verde e il nero, quindi questi due. Allora, mi vado a procurare del filo. Mi vado a procurare del filo, direi di cercare un blu, un verde e un nero, possibilmente, così mantengo i colori uguali, visto che sia sugli strumenti che sulla moto ho gli stessi colori, se riesco a fare il pezzettino di cavo uguale,
sono felicissimo. Per i connettori adesso è abbastanza facile trovarli, quindi si può comprare un set e spendere abbastanza poco. Invece trovare i cavi delle sezioni che si usano normalmente sulle moto e possibilmente con una buona varietà di colori è abbastanza difficile. Io non ho ancora trovato dove comprarli a buon prezzo. Quindi mi arrangio cannibalizzando vecchi impianti elettrici. Per esempio questo è quello di un Dink. Di solito i connettori li tengo, quindi adesso che mi serve il verde non lo vado a prendere da qua, ma mi tengo comunque il connettore con un 10-15 cm, perché sono sempre comodi averli già intestati. Allora mi serve un blu, quindi questo, un nero e un verde. Ho estratto i fili necessari. Adesso mi vado a preparare il connettore, quindi mi servono i pin maschi 3, il quarto non lo metto perché tanto adesso non mi serve ancora. Usiamo la pinza per crimpare i faston, perché questi terminali sono compatibili come dimensioni. Ovviamente per quelli piccoli. Ok. Ho sempre un po' di difficoltà a usare queste pinze perché non sono fatte per i mancini e quindi io mi trovo sempre a lavorarci al contrario. Usando i cavi della sezione giusta la connessione è perfetta, se invece si vanno a utilizzare cavi troppo grossi o troppo piccoli non, la crimpatura non tiene e allora in quel caso conviene darci un punto di saldatura. Allora, il nostro connettore è questo, che verrà inserito in questo modo. Abbiamo il blu, quindi degli abbaglianti qua sotto, quindi in questa posizione qua. Okay. Poi abbiamo il nero, quindi il positivo quassù, voglio mantenere una lunghezza coerente col resto dell'impianto. Allora, qua si può fare in due modi, posso o tagliare il cavo originale e poi giuntarlo insieme aggiungendo un nostro cavo. Oppure posso spelare solo il cavo originale e quindi attorcigliarci sopra il cavo, diciamo, derivato e poi andare a saldare. E direi che farò questa seconda possibilità. Allora lo faccio in due punti diversi. Ora lo vado a saldare. Cambiamo saldatore perché questo qui a batteria è ovviamente scarico.
Il cablaggio è completo, quindi abbiamo il nuovo connettore che è questo, che sarà dedicato alla strumentazione. E a questo connettore invece dovrò collegare la sua sonda di velocità che poi va giù. Devo trovare un posto per il regolatore, ma direi che questo è un problema minimo. Il cavo del sensore è un po' troppo corto. Inoltre vorrei farlo passare dentro un tubetto rigido, una cosa di questo tipo, in modo che con l'escursione della forcella resti sempre in posizione e non possa andare a infilarsi dove non deve. Mi sono procurato del filo con la stessa sezione e adesso andiamo a unirlo. Ho fatto passare il cavo dentro al tubo e ora vado a saldare dall'altro lato. Ok, il cavo è pronto, inguainato. Mi sono dimenticato di inserire sopra la guaina da mettere poi qua, termorestringente. Ma direi che basta che sfilo i pin e la posso infilare da sopra. Quindi adesso prendiamo di nuovo uno di questi. Il cavo adesso è della lunghezza giusta ed è protetto dentro a questo tubetto. Questo è un tubo Rilsan interno 4 mm, esterno 6. Il Rilsan sarebbe il tubo d'aria compressa. Per il magnete
Ho preso un bullone da 6, nella testa col tornio gli ho fatto una sede profonda 1,5 mm, diametro 6 mm, e poi ci ho incollato un magnete. Ecco la staffa montata. Questo è il bullone con la calamita, il cavo passa dentro e poi rimane protetto e passa insieme al tubo freno fino ad arrivare qua, dove è unito al cavo della strumentazione. Quando passa il magnete davanti al sensore si illumina di rosso dietro, quindi è molto facile fare la taratura della distanza. Siamo in setup e si entra tenendo premuto il tasto mentre si alimenta il cruscotto. Questo è il numero dei magneti, che può variare da 1 a 9, a me interessa 1 perché ne ho messo uno solo. Quindi ora premiamo, teniamo premuto finché non viene salvato. Questa è la circonferenza in millimetri della ruota. Nel mio caso deve essere 2, 1. Nove, zero. Questo 1P, 2P, eccetera, è il settaggio del contagiri e varia da 1 a 4 e dovrebbero essere il numero dei cilindri. Io non l'ho collegato, comunque lascio 1. Ok, il setup è fatto. Lavoro finito. Se trovate interessanti i video che pubblico, condivideteli, mettete un like e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Grazie a tutti, al prossimo video.